È molto probabile che Xenoverse si fermerà per qualche tempo, probabilmente per tutta l'estate. Vedo fin dove serve arrivare, almeno voglio completare questa prima parte del DLC e poi vedere il da farsi, insomma, ce n'è di robina da fare. Diciamo che non mi sono spoilerato nulla, ma ho visto, insomma, alcuni che l'hanno già portato il DLC fin dove sono arrivati. Ce n'è di roba, ce n'è. Ma cominciamo con un nuovo episodio. Bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso video ho affrontato la sfida del Monte Zodiaco. Ok, ah ok, c'è un albero nascosto. E ho già affrontato due dei Tapu, dei cardinali, sconfiggendoli anche piuttosto facilmente con una tecnica messa a punto da me medesimo. A genius. Protezione e tossina, tantissima roba. Allora, comandi invertiti. Qua voglio ridere ora. Cosa? Ma scusami, se vado sulla parte che ride, allora devo andare sopra. Ah, certo. No. Qui? Non si può andare neanche qui. Ah, quando diventa un occhio. Ah, ho capito. Ok, fatto. Qua. Mamma mia. Mamma mia, davvero. Bello. Particolare, devo dire. Ok, siamo tornati, bene. Ah, perfetto, comandi normali ora. Ah, ho premuto perché dico sai. Mi sembrava una mano. La realtà si proietta in un mondo di diffida. Come una clessidra, il chiaro oscuro è la tua guida. Ah. A cacchio. Ah, ma... che cosa era successo? Ah. Allora, questa parte non è facile per niente. Devo però capire come fare. Ok. A caso totalmente. Oddio santissimo. Oddio santissimo, ti prego no. Ah, 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 ah. Ma non da ca... no, dai, ma da qua no. Lo sto sbagliando di continuo, non so se sono io che ci penso troppo. Oh, meno male. Meno male, è fatta, è fatta. Si ferma il tempo, zaguardo e via. Ovviamente faccio un salvello tattico perché sennò... non so, ci avrò perso una decina di volte a provare a farlo. È molto strano. Forse ci penso troppo e la risposta è molto più semplice. Non lo so, non so davvero. Vabbè, entriamo, va. Ah, ecco Alice. Sta a posto? Quella faccione sorridente, chi è? Sembra il professore di Assassination Classroom. Questo posto mette i brividi. Eh sì, i brividi abbadibidi. Presto, Link, dobbiamo muoverci. Io devo muovermi, tu stai qui a fa niente. Ok, dunque, esorcizziamo anche questa furia. Dov'è? Sì, sì, lo so, tranquillo. Quale difficile, quale difficile, tossina e protezione, e si va che è una goduria. Chi è? Coco, è Coco! Strano che Coco sia il penultimo. Mi aspettavo un Bulu prima. Attenzione, Link, ho bisogno del tuo aiuto. Io e Tapu Koko siamo bloccati in stallo, devi liberarmi. Sì, guarda, prendo il caffè e arrivo. Forza Link, facciamo come dice. Fai come dice. È diverso. Yeah, fammi vedere quanto sei forte. Tapu Koko. Tapu Koko. I'm in love, Tapu Koko.
Let's go. Bello, 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 bello. Non me li ricordavo i Tapu, quanto fossero belli. Allora, ovviamente si parte con Tossina. Baldeali per farmi male, ovviamente. È scottato. Va bene, fa un damage piccolino, ma... Riduce l'attacco di molto, eh. Ma lui ha Baldeali. Quindi è volante, forse. L'attacco è dimezzato, quindi quello fisico se la prende in saccoccia. Vado con un calmamente. Ah, vediamo un po' che combina col sostituto. Ce l'ha già. Non mi dire che si è stallato perché ho messo Luxron e non sa cosa fare. Io sto setappando come un maiale. Ok, lancia astrale. Il sostituto incassa brutto colpo e non si rompe. A onore della, per la scienza, per la scienza. Già forza. Non ha effetto, è volante, bene. No, se era levitazione mi diceva neutralizza le mosse di terra con levitazione. Quindi è sicuramente volante. Non si è ancora rotto! Ma che palle! Calmamente! E la cosa? Oh, tre colpi ci ha voluti! Ma roba da matti! A parte che il Nero Pulse avrà fatto un danno improponibile. È speciale, sì, ma ho fatto tre calmamente. Per dire. Le balde, si prende il contract, che non è niente di che. Però vabbè, siccome ha tantissima vita. Guarda, lasciati colpire. Intanto il sostituto non può farlo ora. Questa lotta è stata proprio una schifezza. Mamma mia la monnezza che ho fatto. Tanto per alla fine, insomma, molto facile. La scottatura è stata d'aiuto. Ha aiutato un pochettino, eh. Poco, perché poi avevo davanti il bellissimo Luxron che è acciaio terra, quindi... Alla fine Baldeali lo prendevo bene, Cannon Flash lo prendevo bene, Nero Pulse era speciale, quindi la scottatura non influisce sull'attacco speciale. È andata bene. Tutto qui. E Tapu Koko anche preso. Peyote, t'a posto ora? Grazie per avermi liberato. La situazione non è delle migliori. Abbiamo visto, guarda che roba che c'è qua dentro. Un trip di un pazzoide. Come anche il resto del Monte Zodico è in questo stato. Diamine. E voi cosa ci fate qui? Siamo venuti a liberarvi. L'accesso è proibito durante il rituale. Tu ed Alice spiegate ciò che è accaduto. Va bene, questo è chiaro. Capisco. Se non altro non dobbiamo preoccuparci però Leandro. È più forte tra di noi, quindi sarà sicuramente riuscito a contenere il suo Tapu Bulu. Forse voi o Leandro unendo le forze potrete fare qualcosa per fermare l'invasore. Io nel frattempo scenderò per provare a creare una via di fuga insieme a Chua. Se il mio presentimento è corretto, riprendere il rituale in questo momento è totalmente inutile. Faccio affidamento su di voi. Ah, dove vado? Stavo con i comandi invertiti, pensavo. Oh, sono ancora... Pensavo di essere con i comandi invertiti, non so perché. Ok, qui cosa c'è? Lava? Link, siamo sicuri che sei la persona più adatta ad accompagnarti? Forse sarebbe stato meglio se fosse venuto Peyote con te al posto mio. Questo posto mette i brividi. Ma io non credo di essere abbastanza forte da... Lasciamo stare, quel che è fatto. Forza Link, proseguiamo! Sì, tu vai, io ti raggiungo. No! Quella sciocca, perché si è messa a correre in quel modo? Ora vi siete separati. Comunque, Link, te ne sei accorto anche tu, vero? L'invasore non deve essere uno qualunque. Il motivo per cui sono riuscito ad emergere così facilmente è che le energie xenoverse e terrestre in questo luogo sono tutte completamente squilibrate. Ma dovrebbe essere più forte la xenoverse. Se fossero squilibrate, tu dovresti... Oddio, forse squilibrate intendono anche che sono più alte del normale. Per questa volta ti consiglio anch'io di fare attenzione. Non mi piace questa situazione. Vabbè. Mi sa che non sarà facile questa situazione qui ora. Ah! Alice! Ho viaggiato per migliorarmi.
Eh? Oh no! Oh no, 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 ma che no! Ho paura, ho molta paura! Ma che diavolo succede? Vabbè, io qua non ci sto capendo niente. Prima fa ferro scudo, poi getta guscio, tecnica interessante, ma... Vabbè, sì, non è che... Non è che fa molto, in effetti. Ah, abbassa il capo, peggio per lui. Tanto è andato. Non pensavo di dover affrontare Alice. Che sta per mandare... Ah, Pikachu! Non ho letto... Ho letto Pikachu, ma pensavo di aver letto un altro nome. Come il mio solito. Non saprò leggere, che ne so. Non è Elettro. Vabbè, per forza Xenoverse, non può essere... Ma forse è erba. Non è erba, no. Non lo so. Comunque, non mi interessa il tipo in questo momento. Mi piace fare congetture. Ah, Wisteract, ok. La suora. Buono, già forza. Luxron non può curarsi. Ah, quindi avanzi. Ciao, ciao. Va bene. Vedi, infatti. Ok, ha vinto. Quindi? Eppure lui non mi vede ancora. Non ho capito. Ragazzi, sto gioco è una figata. Non posso entrare. Ok, forse posso entrare qui, ma prima sapete cosa? Dato che qui c'era da distruggere questo, forse solo uno è quello vero. Però, per la scienza, io che faccio? Esco. Ah, ha distrutto le illusioni, quindi... Ma qui ci potevo entrare? Qui non ci potevo proprio entrare. Vabbè, andiamo avanti, va. Aegis lascia distrutto le illusioni. Eccola là, perfetto. Oh, che succede? Oh! Ma cosa? Quello è arrabbiatissimo, quello... Qui non c'è nulla. Ma che figata è? Ragazzi, io sto vivendo una cosa bellissima. Link, sei tu? Che fine avevi fatto? Non sei Link! Cosa stai facendo con il mio corpo? Non provocarmi, ti sconfiggerò anche se siedo tra quello schermo. Meta. Questo è meta, bellissimo. Xatu. Oh, Scovel davanti ancora, che tonto che sono. Vediamo che combina. Ah, Divination. Ovviamente dopo fa psichico, certo. Lancia astrale! No! Ti fa male comunque. Ancora lancia astrale! E vai KO, dai, su. Bravo. Da bravo Pokémon che sei. A quale scopo? Picca! Già forza, picca. Danno normale. Non mi ricuro. Vorrei evitare di perdere per divinazione che mi ha devastato. Metagross, wow. Bello. Vabbè, lui geoforza e tanti cari saluti. Dicevo, lui geoforza e tanti cari saluti. È facile, guarda, super efficace, eh. Cavolo però che bella sta parte. Magari allora facciamo la prossima volta l'ultimo Tapu. Bellissimo. La tensione si allevia. Ah, però devo fare... Devo sconfiggerli tutti, mi sa, vero? Vado a curarmi. Andiamo anche qui allora. Ah, qua siamo sempre invertiti. Mi sa che devo affrontarli tutti? No. Non devo affrontarla. O forse... No. Ho fatto una strada strana. Ma è erba? A noi ce l'avamo portati 10 kg di marijuana. Ma per la strada avete fumato 40. Ah, ok, oh, ho capito. Cosa?
Ok, Alice. Ma devo affrontarla. Tutto ciò... Non ci sto capendo. È ancora Scobile davanti, madonna. Se facevo protezione faceva qualcos'altro. Ne sono sicuro al 100%. È erba, quindi che gli faccio? Sperando che abbia effetto. Che colpisca più che altro. Buono, buono. Che mandamo? Pikachu, Natro. Beh, ovvio, quello di prima. Non è che cambia. Ah, è suono? Buon per lui. O lei, quello che è. Vabbè, comunque sia, due zorfelli e tanti saluti. Allora, a questo punto... Mantagastrodon, io cambio, ovviamente. Andiamo a Mewtwo X. D4C. Dirty deeds done dirt cheap. Affari loschi a prezzi stracciati. Vai con Crescipugno. Andiamo, aumenta l'attacco e il prossimo Crescipugno ti fa ciao ciao con la manina. Ma dai, ma doveva bastare? Ma perché? Si è aumentato anche l'attacco. Vabbè, dai. È andata così. Ho comunque vinto. E niente. Finita? Sì. La tensione si allevia, meno male. Vorrei un attimo superare questa parte. Ah, ora li vedo! Ero cieco io. Scusatemi, ero cieco io che non li vedevo. Mi sembrava strano, infatti, non vederli. Eccolo qua. Questo... Ah! Devo trovare modo per spezzarlo. Combattere anche questa Alice. Bellissima sta parte, davvero. Che cavolo di geni. Link, meno male. Senza di te, io... Non perderesti senza di me. Allora, vediamo un po'. Manda Pikachu. Ah, questo è vero Pikachu, però. Ti faccio Energy Ball. Ha resistito? Ah, ok. Pikachu si conferma tatino piccolino proprio, una pippetta, insomma. Dai. Cioè, dai. Manda KO un Pokémon al 25. Ok che non è molto efficace, ma cavoli. È pur sempre un Pokémon al 25. Ah, sto coso. Mamma mia. Mi ero dimenticato. Okay. Ma come ripeti? Beh, peggio per te, ciao, eh. Da 3 a 5 turni, quindi... Potrei anche... Ok, manda Pikachu, no? Mi ritengo con Luxflon o Luxflon... No, Luxflon. È luce, non è Lux. Ok. Termina l'effetto di ripeti, bene. Già forza perché... Ah no, questo è un altro Pikachu, questo. Però ha funzionato comunque. Boh, ragazzi, io sto... Alla grande. Bello. Bello, bello, bello sto gioco. Mamma mia. Un po' difficile alcuni punti da capire. Non ho... Sto ancora pensando alle ombre di prima. Ancora non le ho capite. La tensione si allevia. E quindi... Ah, è andata? Ok. Sì. Va bene. Allora, termino qui l'episodio. Nel prossimo continuerò l'avventura nello Xenoverse, nella dimensione nella quale siamo, e cercherò di capirci di più. Ma prima, Scovile. E ti metto qui perché non può essere così, dai. Oh, meno male. Allora, io vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.